dal Cersaie di Bologna una nuova puntata di Edilizia Sicura. Per voi telespettatori andremo a scoprire nello specifico le nuove tecniche di posa dei materiali e insieme vedremo parecchie immagini appunto di questa rassegna annuale. Qualche considerazione sul mondo della ceramica, come sta andando, qual è l'andamento del settore? Io ho assistito alla conferenza stampa, alla presentazione e ho percepito un segnale positivo che viene dalla produzione trainata dalle esportazioni. Io purtroppo non ho dei dati più precisi, se non questo sentimento che chiunque può raccogliere qua al Cersaie e che scendendo per l'Irami arriva anche al mondo dell'installazione, al mondo della posa. E più diciamo ampiamente il mondo delle costruzioni? Ecco, il mondo delle costruzioni purtroppo non gode invece dello stesso stato di benessere. Cioè il successo dei produttori, come dicevo, è trainato dalle esportazioni proprio perché il mercato italiano, cioè le costruzioni italiane, ancora non hanno ripreso il ciclo positivo. Ci sforziamo di proporre al mercato proprio un discorso di qualità basato sulla formazione e sulla qualificazione professionale. Cioè noi vogliamo arrivare al punto in cui il consumatore liberamente effettua le sue scelte non soltanto sulla base del prezzo, ma noi ci auguriamo sulla base della qualità. Illustriamo queste realtà di lavoro che vediamo qui alle nostre spalle in questo stand dedicato ai posatori, quindi alla posa dei materiali. Benissimo, dietro di noi, alla nostra destra, praticamente c'è un sistema di posa su delle guaine desoralizzanti, dove in quel caso, dove ci vede quella serpentina nera, addirittura c'è il riscaldamento dietro la parete. Qualora si volesse, si può incollare sopra le piastrelle e si ha un interno doccia o una parte dell'abitazione scaldata direttamente sulla superficie dell'astra stessa che si viene applicata sopra. La guaina di 3,25 viene posata con normale adesivo direttamente sul supporto. Sopra di essa viene posizionato il rivestimento ceramico sempre con normale adesivo. La caratteristica di questo è che l'adesivo, non attaccando sul polietilene, rimane attaccata alla guaina, alla piastrella, grazie alla forma di questi piccoli quadretti che sono a coda di rondine. L'adesione, quindi, noi la chiamiamo, è un'adesione comunque sempre in separazione, quindi fa in modo che i due corpi rimangano separati ma uniti. Questo è un riscaldamento elettrico, può essere posizionato, come vediamo qua, a parete oppure a pavimento. Montato a pavimento, oltre alla funzione della dita, quindi separazione, è un vero e proprio riscaldamento elettrico. A parete invece possiamo andare a sostituire quello che è il classico termoarredo, andando sempre a integrare il riscaldamento principale della casa. Proseguendo invece vediamo qui addirittura una preparazione del supporto. Sì, probabilmente qui è stata posata una piastrella 30-30 tradizionale che si usava moltissimo qualche anno fa. Viene indicato come dargli per fare un maggior aggrappaggio, viene usata questa macchina che va a grattare, va a togliere la superficie per permettere un'adesione maggiore dell'adesivo stesso quando ci viene applicato il pavimento in adesione sopra. Qui invece vediamo giocare a golf. Sì. Praticamente abbiamo riprodotto un green praticamente dove poter giocare a golf. E il nostro compito è stato quello di posare le piastrelle con la massima planarità e la pallina che scorre dà questa sensazione di non trovare nessun ostacolo, cioè perché in alcuni casi le piastrelle, se non vengono posate perfettamente omogenee una dietro l'altra, probabilmente si creano dei dentelli. In questo caso la pallina dà questa sensazione proprio di scorrevolezza grazie anche dei sistemi di livellanti che vediamo applicati sulla parete. Quando viene posata una piastrella, specialmente, ripeto, in formati grandi, non è facile mantenere la planarità. Questi sistemi permettono proprio di regolare le piastrelle, quindi quel po' di errore che c'è viene nascosto in qualche modo sotto nella parte della colla che ha anche una certa elasticità durante la posa e quindi rimane comunque attaccata, mentre sopra ci troviamo una superficie pari. Il principio di funzionamento non è difficile, è facile. Durante e prima della posa vengono inseriti all'interno delle piastrelle, quindi da sotto con una basetta che viene appoggiata nella colla, dei sistemi del genere in PVC, dove poi si viene a completare il tutto con questi cunei. Quindi durante la posa io infilo il cuneo, lo vado a stringere con vari sistemi, con delle pinze o in modi più o meno semplici, e quindi questo cuneo fa sì che le due superfici vadano tutte e due pari una con l'altra. In questo modo quindi la piccola correzione che avviene appunto
è da sotto, quindi è invisibile, rimane comunque attaccata piena di colla, mentre sopra abbiamo una superficie planare, quindi sono dei correttori. Ripeto, questo sistema qua in varie versioni esiste già da qualche anno. Ogni anno però nascono delle versioni più evolute e per esigenze magari particolari, uno dei tanti che ci sono anche qui in fiera è anche questo, appunto, è un sistema dove si va ad inserire un elemento simile, in questo caso però è un perno già filettato, nel quale si va poi a filettare, quindi a stringere praticamente questo bussolotto, che stringendolo e portandolo quindi a questo livello pareggia e quindi porta a pari le due piastrelle. Dopodiché, e la cosa vantaggiosa è proprio questa, quando ho finito la posa, quindi tolgo questi bussolotti, che tra l'altro li posso recuperare e utilizzare più volte, e semplicemente con un colpetto secco viene staccato praticamente questo pezzo, e quindi si rompe il pezzettino, sotto rimane questo pezzetto qua che tutto sommato non crea problemi, mentre il resto del perno viene buttato via, quindi è usa e getta. Qui praticamente abbiamo voluto riprodurre su dei pannelli questo, quello che è solitamente il giusto sbagliato, quello che per noi posatori, per dare indicazione ad altri posatori o l'utente finale, cosa deve guardare per decidere se è giusto o sbagliato la posa per casa sua o appunto di un architetto dove vuole produrre, produrre a casa dei clienti. In questo caso l'effetto è sbagliato, dato da questa scaletta che visivamente non è gradevole, mettendo anche le piastrelle non planari, probabilmente se si toccano sono anche dentellate, proprio per far vedere così no, perché così dà fastidio, così è difficile da tenere pulito, da camminarci, esatto, in casa stessa. Mentre la parte giusta è questa, dove abbiamo, è tutto planare, le piastrelle sono posate a tolda di nave, cioè molto sfalzate, lo abbiamo stuccato in tonalità della stessa della piastrella in modo così da rendere gradevole la vista anche all'utente finale. Qua è stato fatto volutamente, ovviamente sbagliato, dove abbiamo la riproduzione di un attacco di un lavandino con i fori tagliati quadrati, e ovviamente l'effetto finale sarà che si vedrà comunque parte del foro, parte del buco lasciato dalla piastrellista. Da quest'altra parte stesso materiale, come qui veramente stiamo parlando di un 2060 ingresso porcellanato. Qua così il foro è stato fatto con una fresa, quindi è tondo, e la partenza del rivestimento è praticamente a mezzeria del lavandino, in modo da avere anche una situazione simmetrica quando si posizionerà sopra il mobile o il lavandino stesso. Quello comunque, diciamo, anche è più esposto a crepe. Assolutamente sì, perché il fatto di lavorare con un flessibile lasciando un punto di rottura, che probabilmente è il taglio quando arriva nel 90 gradi, gli dà quella cavillatura che nel tempo, in caso di assestamento dell'abitazione o della parete, potrebbe quasi sicuramente aprire delle crepe e aprire le piastrelle stesse. Vediamo l'ultimo esempio di giusto o sbagliato. Questo mosaico giusto e sbagliato, in questo caso sembrano simili, a parte la planarità che in questo caso non c'è, si leggono i fogli, cioè la cosa più brutta di un mosaico è leggere i vari fogli, perché qua stiamo parlando di un mosaico pre-incollato su una rete con un formato 30x30, e se si va a vedere con attenzione si vedono tutti i fogli 30x30, in questo caso invece è stato posato a regola d'arte e in questa superficie non c'è una distinzione di dove finisce il foglio e dove inizia un altro. Questa è la zona in cui eseguiamo dei corsi di formazione, esatto, di come posare le grandi lastre. In questo caso si fa vedere la movimentazione, la spalmatura dell'adesivo dietro alla lastra e sul supporto cementizio, in questo caso è un pannello di legno, funge da abitazione, quindi da parete vera e propria, fatto in cartongesso in cementizio, dove con la doppia spalmatura noi riusciamo a dare il letto pieno della piastrella stessa, in modo che in caso di carichi pesanti o comunque condensati, concentrati in un unico punto, non permetta la rottura della piastrella stessa, perché qua stiamo parlando di un gres porcellanato sottile da 3,5 mm di spessore. Se non si hanno i giusti accorgimenti, nel tempo, anzi a breve tempo, si potrebbe iniziare a rompersi, perché sotto trova dei vuoti. In caso in cui si appoggia una sedia, ma semplicemente anche la signora con il tacco a spillo che va lì proprio nel punto in cui la piastrella, ahimè, è vuota,
rischiamo di trovare poi una rottura della lastra stessa. Anche perché ricordiamolo, abitazioni, uffici, comunque sono ambienti che si vivono, quindi chiaramente... Sì, non deve diventare un problema vivere in casa, non deve essere schiavi, anzi loro e la piastrella stessa deve dare un servizio a noi che ci abitiamo, quindi una maggiore planarità, come stavo dicendo prima, il fatto di essere pulita, cioè tutti questi accorgimenti permettono veramente una vita serena nella propria abitazione, perché sennò diventa motivo di stress vedere che piastrelle storte, stuccature svuotate, dentelli, cioè tutte queste cose qui danno fastidio proprio a noi stessi che ci abitiamo. Magari avere il pensiero in più di non camminare o di non posare qualcosa sul pavimento. Perché potrebbe rompersi, lì è meglio che metto un tappeto così non si vede, insomma diventiamo schiavi di noi stessi poi. Qui abbiamo più o meno, anche qui abbiamo riprodotto il giusto e sbagliato della posa di un 60-120 a pavimento. In questo caso stiamo parlando dello sbagliato, dove noi abbiamo una piastrella che si vede ancora le dentature dell'adesivo steso al sottofondo, perché praticamente è stato steso l'adesivo solo sul sottofondo, non sulla piastrella. Appoggiando la piastrella si nota che rimangono parecchi vuoti. Questo determinerà nel tempo un distaccamento della piastrella o la rottura, per, come stavo dicendo prima, in caso di carichi concentrati in un unico punto. Qui invece abbiamo usato il sistema della doppia spalmatura, dove abbiamo usato una spatola a dente inclinato a sottofondo e una spatola da 3 mm quadrata sulla superficie sul retro della piastrella, appoggiando la piastrella stessa e con degli accorgimenti tipo vibrazione. Dopodiché l'abbiamo rialzata per far vedere al pubblico questo risultato, cioè un letto pieno dietro la piastrella. Nell'ultima piazzola abbiamo voluto riprodurre un esterno, quindi una facciata piastrellata, dove qua c'è il sistema cappotto, si nota da questa rete la rasatura esterna, dopodiché l'ancoraggio delle piastrelle non solo con l'adesivo ma col sistema Rifix. Questo permette negli anni di non far staccare la lastra dall'intonaco. In questo caso ci sono delle lastre appoggiate col sistema drenante. Qua parliamo di un 50-100 ingresso porcellanato 2 cm di spessore appoggiato su ghiaietto drenante, mentre in quel caso abbiamo usato un sistema Sluter con delle basi che contengono della sabbia e cemento, e man mano che si posano si possono livellare, quindi un sistema autolivellante per esterni. Le piastrelle vengono messe staccate l'una dall'altra, aperte, non stuccate, in modo che l'acqua filtri sotto, e poi col sistema drenante l'acqua scivoli verso l'esterno, dove abbiamo messo una canalina, o se addirittura su un esterno con l'erba, con il terreno, l'acqua defluisce direttamente sul terreno stesso. Eleonora, in Sala Borsa ci sarà anche una mostra fotografica dedicata alle case, quindi quale migliore occasione per l'Istituto Edile per concludere, diciamo così, i festeggiamenti di questi 70 anni proprio in materia di abitazioni. Parliamo di questa mostra e da chi è stata allestita e chi è il protagonista. Noi siamo orgogliosissimi di ospitare una lezione spettacolo in collaborazione con Iago Corazza, che è un grandissimo fotografo, ha collaborato tra l'altro con il National Geographic e ha fatto anche tantissime lezioni per l'Istituto Edile. Abbiamo invitato gli istituti tecnici superiori ad indirizzo costruzione, ambiente e territorio e anche le scuole medie di Bologna per far capire che l'Istituto Edile offre veramente tantissime possibilità d'apprendimento sul territorio. Lo fa anche offrendo ai cittadini, in questo caso ai cittadini giovani, una vera e propria lezione spettacolo sui modi di abitare nel mondo. La mostra infatti si intitola proprio Abitare il mondo, quindi quale titolo migliore? Questo è un titolo, direi, perfetto per la nostra scuola, e ci sarà proprio un viaggio attorno al mondo attraverso fotografie e musica. Parleremo di architettura, parleremo di costruzioni in modo un po' insolito. E l'idea che i giovani si avvicinino al settore delle costruzioni ci rende molto orgogliosi. Ecco perché per noi l'evento in Sala Borsa è veramente un festeggiamento degno e finale di questi 70 anni insieme. E sempre i nostri ragazzi dell'IPL saranno infatti il 13 di ottobre al Festival della Tecnica di Bologna. Il Festival della Cultura Tecnica è un avvenimento molto importante per la città di Bologna, che riunisce tutte le scuole del territorio. Noi come scuola edile ovviamente formiamo i tecnici
tecnici del futuro in questo campo. Ci saranno tre attività diverse che verranno proprio fatte da ragazzi molto giovani, per cui un'attività sarà la costruzione di strutture in miniatura, ovviamente, antisismiche. Ci sarà uno spazio dedicato alla decorazione. Ci sarà poi un'area tecnologica e molto innovativa dove i nostri ragazzi, i nostri allievi, si sottoporranno proprio a una scannerizzazione 3D e in seguito, attraverso l'utilizzo di un computer, si potrà manipolare e modificare a piacimento l'immagine che viene scannerizzata. IPLE sarà presente a Digital e BIM Italia 2017, in programma presso Bologna Fiere il 19 e il 20 ottobre prossimi. Un evento incentrato su digitalizzazione, innovazione e sviluppo per il settore delle costruzioni, articolato tra convegni, esposizioni, conferenze e seminari tecnici di approfondimento. Venite a trovarci in fiera tra cantieri digitali, droni e rilievi 3D. Per aggiornamenti e informazioni sui corsi e seminari organizzati da IPLE, vi invitiamo a consultare il sito www.edili.com in continuo aggiornamento.